Per la prima volta da quando è iniziata la stagione, il Catanzaro con la Juve Sabbia è riuscito a mantenere la porta inviolata. Come giudichi questo avvio di stagione tuo e del reparto difensivo? Sì, tanto siamo contenti perché comunque non prendere gol per un portiere, comunque anche per una squadra, è sempre, sempre importante perché ti dà qualche sicurezza e ti fa lavorare poi bene durante la settimana. Per quanto riguarda l'avvio di stagione, direi che siamo in linea con un po' quello che ci si aspettava, nel senso un po' di difficoltà dovute comunque al cambiamento societario, la partenza in ritardo, 18-24esimi nuovi in squadra, quindi direi che il progetto è un progetto importante. Il presidente e la società sono ambiziosi, hanno un progetto che alla lunga dirà la sua, però insomma sapevamo le difficoltà e stiamo facendo il massimo per cercare di migliorare giorno dopo giorno. Sei il più esperto della rosa, in carriera ne hai viste, ne hai passate tante. In cosa secondo te deve crescere il Catanzaro, in questa prima fase soprattutto? No, sicuramente dobbiamo diventare una squadra e dobbiamo trovare una mentalità giusta, ma questo te lo dà solo il lavoro, te lo dà la voglia di migliorare, te lo dà il tempo e penso che tutte queste condizioni ci siano, bisogna solo avere un po' di pazienza perché, ripeto, tutti dobbiamo un attimo migliorare e trovare la strada giusta, la società compresa, insomma. Tra infortuni e squalifiche, comunque la difesa non è sempre la stessa, qualche difficoltà sicuramente c'è. Secondo te, quando si vedrà la vera difesa del Catanzaro, una difesa forte e rocciosa? No, ma le assenze fanno parte del gioco, insomma. In questo momento stanno colpendo la difesa, però non dobbiamo trovare sicuramente alibi. Siamo tutti in grado di giocare. La società ha fatto una squadra, secondo me, competitiva in tutti i reparti, quindi, ripeto, c'è da lavorare, trovare l'amalgama giusta, diventare una squadra e chiunque poi scende in campo sicuramente fa il suo come deve fare. Cosa vuol dire essere, secondo te, il capitano del Catanzaro, una squadra comunque con una piazza molto ambiziosa? No, sicuramente ringrazio il mister, la società, il presidente, perché per me essere capitano del Catanzaro, insomma, è un grande onore prima di tutto. È una responsabilità e a me le responsabilità piacciono. So dove sono, so dove, in che piazza gioco, quindi, ripeto, è un grande onore rappresentare tutti i tifosi e tutta la città di Catanzaro perché so cosa vuol dire la maglia giallorossa. Che voto daresti a questo inizio di stagione del Catanzaro e poi al tuo inizio di stagione? No, ma io con i voti sono proprio scarso, quindi, Inizio. l'ho detto prima, sono un ambizioso, quindi vorrei sempre fare di più e pretenderei sempre di più, pretendo sempre di più sia da me che dalla squadra, però bisogna essere anche equilibrati con i giudizi, equilibrati con quello che si dice. Quindi più che dare un giudizio sulla stagione, sull'inizio, insomma, mi concentrerei più sul lavoro e poi i giudizi magari li lascio a voi quelli. Bisceglie, partita difficile contro una neopromossa, campo che prevedibilmente sarà caldo anche perché hanno 6 voti in classifica. Qual è la difficoltà maggiore secondo te in una gara del genere? No, tutte le gare nascondono insidie, sono pericolose. Lo è anche Bisceglie perché comunque è una squadra che da tanti anni comunque ha una fisionomia, viene dalla vittoria del campionato, quindi avrà grande entusiasmo. Però, voglio dire, noi non abbiamo avere paura di niente, di nessuno. Grande rispetto come sempre, però andremo là per portare a casa più punti possibili.